Io sono Paola e lei è Marina, la mia modella. Questo che vedete realizzato, che poi vedrete spiegato in tutte le varie fasi, è un make-up sui toni del caramello. Sono colori molto caldi e luminosi che si adattano bene su ogni incarnato. In questo caso poi c'è questo contrasto con il colore della melanzana che è molto bello ed è un make-up che io ho pensato per le spose. Valorizza molto lo sguardo, però allo stesso tempo è molto luminoso. Ringrazio Marina. Sto realizzando un make-up nei colori del caramello, quindi colori caldi e luminosi dal finish opaco. Io lo vedo adatto anche per un trucco sposa, visto che è un trucco molto luminoso che focalizza l'attenzione sugli occhi. In questo caso lei poi ha dei bellissimi occhi verdi. Quindi mi sembra che possa essere un make-up ideale. Allora, ho già fatto una base con il fondotinta, ho coperto leggermente le occhiaie, quel minimo che aveva di occhiaie, ho fatto un po' di contouring ed ho truccato già un occhio, infatti si può vedere la differenza. Adesso procedo col trucco dell'altro occhio. Questa è una matita marrone. Estendo sulla palpebra superiore molto attaccato alle ciglia ed è una matita resistente all'acqua. Nel make-up sposa è importante che le matite e il mascara siano resistenti all'acqua. Poi l'altra cosa importante è che la pelle sia perfettamente opaca, infatti ho già passato la cipria in polvere. Continuo con la matita, che è un mix di matita marrone e melanzana. E faccio questa traccia che sarà la base per la zona d'ombra, che è nell'incavo della palpebra mobile. Vado in alto, poi stendo la matita sotto, a piccoli tratti. La sfumo leggermente con un pennello. Ora applico l'ombretto sulla palpebra mobile. Questo è un color caramello molto bello di Make Up Forever dal finish opaco. Lo applico con un pennello piatto, picchiettando. Adesso uso questi colori invece che sono dei colori dal marrone al melanzana, sempre di Make Up Forever, e li uso per creare la zona d'ombra. Quindi proseguo con l'ombra creata con un mix di ombretti marrone e melanzana. Guarda in alto. Questa è la zona luce che realizzo con un ombretto color avorio, leggermente shimmer, perché questa zona deve essere più in prominenza rispetto alla palpebra. Ora metto la matita interna, la matita all'interno della rima dell'occhio, volevo dire, che è una matita color melanzana. E adesso arriviamo al mascara, che come ho detto deve essere resistente all'acqua. Lo applichiamo prima, guarda in basso per favore, in questo modo, sulle ciglia superiori, con un movimento un po' zigzag. Lei ha delle ciglia molto belle, lunghe, quindi non occorre applicare ciglia finte, però si potrebbe farlo in un make-up sposa.
Adesso procediamo alle sopracciglia. Uso questa matita che è di un colore naturale, un biondo scuro, quello delle sue sopracciglia, e cerco di renderle un po' più angolate. Questa invece è una base trasparente che serve a fissarle. Ed ora passiamo alle ciglia inferiori, guarda in alto. E passiamo sul collabra. In questo caso sarà un colore caldo ma molto chiaro, luminoso. Quindi iniziamo con il contorno labbra, con la matita. Si parte prima da questo che è l'arco di Cupido. Sfumo leggermente il contorno per dare un effetto di volume. Questa è la tavolozza che uso per miscelare i colori, poiché di fondotinta chiaramente non abbiamo tantissimi nei truccatori, allora si mischia per trovare la tonalità ideale che si deve uniformare perfettamente con la pelle. Questa invece è la tonalità più scura che ho utilizzato per creare questa sorta di ombreggiatura che poi è stata fissata con le polveri. Questo invece è il copriocchiaie, che è dato da una miscela di giallo e di arancione che servono a minimizzare l'occhiaia scura, violacea, mentre questo è il rossetto che ho creato mischiando varie tonalità. Ed ora, dopo aver fatto il contorno, lo applico con un pennellino. Quindi finisco con l'applicazione del rossetto. Ultimo tocco, un po' di gloss nella parte centrale della bocca, così. Ed ora mettiamo un po' di fard, che sarà un mix di questi due colori, che sono due toni corallo molto, molto vivaci, e li mettiamo in questa zona. Con questo tocco di colore direi che il make-up è finito.